Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti ad un nuovo video. Se sei un nuovo iscritto, benvenuto sul mio canale. Questo è un nuovo Ask Ilaria, quindi risponderò alle vostre domande. La prima domanda di oggi è quella di Pachino. Ciao Pachino, che mi chiede: quali sono secondo te i paesi dove è più facile trovare lavoro e dove si possa avere una vita degna di essere chiamata tale? Fondamentalmente penso che non so rispondere a questa domanda, perché quando vivevo in Italia, nonostante fossi una studentessa universitaria, avevo un lavoro dignitoso, guadagnavo bene per quella che è la media foggiana e avevo una vita dignitosa, quindi anche in Italia fino al 2014, che è l'anno fino a quando sono rimasta qui, non ho avuto una difficoltà nel trovare il lavoro. Io non mi sono mai ritrovata con tutti quei miei coetanei o concittadini che dicono che sia impossibile trovare un lavoro, che in Italia sia difficile. Secondo me è veramente una domanda molto soggettiva. C'è gente che vuole necessariamente il posto fisso con 2000 euro al mese e non ha competenze, qualità, esperienze e capacità per richiederlo, e c'è gente che veramente con un lavoro semplicissimo, anche con meno di 2000 euro al mese, conduce una vita dignitosa. Quando ho lasciato l'Italia, mi sono spostata nel Regno Unito, subito dopo la mia esperienza come au pair, io non ho avuto grandi difficoltà a trovare un lavoro e comunque il mio lavoro mi permetteva di condurre una vita dignitosa in un paese dove il costo della vita era superiore a quello dell'Italia. Quando sono stata in Spagna, semplicemente 10 giorni a Barcellona, ho visto che la città aveva offerte di lavoro non solo sui website, ma anche fuori dai locali, fuori dagli uffici, quindi c'era un'offerta di lavoro ed è la stessa cosa che personalmente vedo anche in Italia se consulto magari Indeed, che è il sito internet che io utilizzo per cercare lavoro. Quindi rispondere a questa domanda secondo me è molto soggettivo, perché se si vuole avere un lavoro dove non si fa nulla, si viene pagato tanto, non esiste il paese perfetto. Se si vuole un lavoro da 2000 euro al mese, non si hanno lauree, competenze, capacità, esperienze, voglia di fare, non esiste il paese che può offrirtelo. Quindi, secondo me, è veramente un discorso molto, molto soggettivo. Ripeto, noi italiani ci lamentiamo che in Italia non c'è lavoro, ma quanti stranieri in Italia trovano lavoro? E non parlo per forza di paesi del terzo mondo, persone che vengono qui e per pur di non fare la fame nel loro paese, qui si adeguano a tutto. Ma quanti americani ci sono nelle nostre città che hanno un lavoro d'ufficio? E viceversa, in quanti altri paesi, quale il Regno Unito, ci sono tanti spagnoli che si lamentano che in Spagna non c'è lavoro? E viceversa, quanti altri stranieri ci sono in Spagna che lavorano? Quindi fondamentalmente penso che non esista nel mondo il paese migliore dove l'offerta di lavoro sia ottima veramente per chiunque. Ma penso che siamo noi, dipende fondamentalmente da noi, quindi non mi sento di consigliare un paese più che un altro, perché ripeto, se parlo per la mia esperienza personale, non posso dire di non aver mai trovato lavoro in Italia, non posso dire di non aver mai lavorato in Inghilterra, in Galles o in Scozia, che sono i paesi dove sono stata, e quindi non posso parlare male di questi paesi, al contrario di tanti italiani che in Italia non trovano lavoro o non l'hanno trovato neanche nel Regno Unito, quindi secondo me è una cosa soggettiva. Poi abbiamo Miriam, ciao Miriam, che mi chiede: come costruire una carriera completamente diversa dal proprio path in UK, dove acquisire le competenze necessarie alternativamente all'università? Ti ringrazio per questa domanda, Miriam. Vi lascio qui sotto in descrizione anche i link in cui vi parlo della scelta universitaria e di quanto questa possa avermi agevolato nell'esperienza all'estero. Fondamentalmente, se conoscete bene o male la mia storia, la mia esperienza, sapete che ho avuto la possibilità nel Regno Unito di lavorare in un campo che non aveva nulla a che vedere con la mia laurea. Come ho fatto? Ho semplicemente mandato un curriculum senza uscire comunque troppo da quello che era il tema della mia laurea.
Faccio un esempio, la mia laurea è in graphic design, quindi potrei lavorare come grafico, potrei lavorare come videomaker, potrei lavorare nel campo della fotografia, potrei lavorare nel campo dell'insegnamento, quindi prendere la vostra laurea se ne avete una e cercate di pensare da quella come partire per arrivare a fare altre 1100 cose. Se avete ad esempio una laurea in giurisprudenza, non è detto che dobbiate necessariamente in UK fare gli avvocati, potete anche rivolgervi magari a fare insegnamento, potete dare consulenze legali sul web, potete curare la parte legale dei siti internet, quindi bisogna veramente avere una mentalità molto aperta. Al contrario, se invece avete una laurea, faccio sempre un esempio personale, in graphic design, invece il vostro sogno è quello, non lo so, magari di dirigere una catena di hotel, potete sempre partire da zero. Sicuramente il fatto di avere o meno una laurea non vi agevolerà nel mandare il curriculum al Hilton e decidere di lavorare in uno degli hotel che ci sono nel Regno Unito. Partirete magari dal receptionist per poi diventare, non so, team leader e poi arrivare al campo manageriale, ma potete anche avere una carriera appunto nell'hospitality che non ha nulla a che vedere col tipo di laurea che avete conseguito. Quindi fondamentalmente il consiglio più grande è quello veramente di uscire fuori dagli schemi. E rendersi conto con questa laurea cosa posso fare che non sia strettamente legato a questo campo. E non dimenticate di considerare il fatto che siete madrelingua italiani, quindi anche questo può aiutarvi perché potete praticamente fare subtitles, quindi fare i sottotitoli magari di una serie TV italiana che deve essere tradotta in inglese, o potete insegnare italiano, potete fare il tutoring di italiano. Miriam poi diceva dove acquisire le competenze necessarie. Parto dal presupposto che sono una secchiona, quindi per me studiare, studiare, studiare è l'unico consiglio che posso darvi. Questo non significa necessariamente a pagamento prendendo un'altra laurea, prendendo un master. Documentatevi, comprate dei libri, abbiamo il mondo di internet che è veramente accessibile a tutti. Continuate a far crescere quella che è la vostra educazione. E poi, se avete la fortuna di vivere in un paese meritocratico, nel mio caso è stato il Regno Unito, solitamente sono le aziende che si fanno carico del vostro corso di formazione. Perché all'azienda interessa che anche se tu una cosa la sai fare bene, devi saperla fare secondo i canoni di quell'azienda. Quindi provvederanno loro alla tua formazione. Poi arriviamo a Maddalena, che invece mi chiede se potrei fare un video sui quartieri di Birmingham. Fondamentalmente ho lasciato Birmingham nel 2017, adesso le cose possono essere cambiate notevolmente, quindi non penso di avere tempo e sinceramente voglia di fare un video di 10 minuti sui vicinati e i quartieri di Birmingham, perché vi ripeto, la mia esperienza è datata 2014. 2017 in Inghilterra, a Birmingham, e le cose possono essere cambiate. Sicuramente uno dei quartieri più belli dove vivere a Birmingham e che potrebbe essere anche uno di quelli più sicuri è Jewellery Quarter. Super posh, vicino al centro, pieno di telecamere, ho subito un furto d'appartamento. Quindi questo non vuol dire che necessariamente sia il miglior quartiere di Birmingham. Altre aree abbastanza carine dove vivere potrebbero essere quelle di Edgbaston, anche in questo caso dipende molto da quale zona di Edgbaston vi trasferite. È positivo perché siete a 10 minuti, 20 minuti a piedi dal centro di Birmingham e comunque avete la riserva ed è una bella area piena di verde, ma anche in questo caso ci sono delle zone veramente molto molto brutte. Una delle cellule terroristiche è stata arrestata proprio ad Edgbaston. E poi le aree da evitare sicuramente sono quelle di Handsworth, che andando verso West Bromwich è un quartiere molto pericoloso, dove veramente se ne sentono di tutti i colori, tra omicidi e spaccio di droga. Questo non vuol dire che anche in quella zona non possiate trovare magari il vicinato più tranquillo. Come in ogni città, non ci sono dei quartieri da evitare come la peste, quartieri dove si vive al meglio. Bisogna provarci e insomma vedere un attimino come vanno le cose. Non c'è un quartiere in particolare che mi sento di consigliare e uno di sconsigliare. Sicuramente Jewellery Quarter è dove ho vissuto di più, l'ho amato tantissimo, un quartiere meraviglioso, ma vi ripeto, ho subito un furto d'appartamento, quindi. Poi abbiamo Stella che mi dice:
Mi piacerebbe se in un prossimo video parlassi della mentalità degli inglesi, in particolare dei legami affettivi, amicizia e amore. A questa domanda ho indirettamente risposto con il mio video sui pro e i contro del Regno Unito, perché per quanto riguarda i britannici penso che descriverli con la parola falsità sia veramente appropriato. A livello di collaborazioni, di lavoro, di amicizia, di amore, sono delle persone che si celano tantissimo sul loro essere polite, sul loro essere gentili ed educati, ma se possono tagliarti veramente, dirle di tutti i colori dietro di te, lo fanno veramente. Amicizia è veramente una cosa soggettiva. Ho degli amici britannici che considero migliori dei miei amici in Italia o dei miei amici in generale di tutte le nazionalità, perché ci sono ogni volta che ne ho bisogno, perché non si dimenticano mai di mandarmi un bacio nei momenti più tristi, e ci sono anche degli amici che io credevo tali e che poi invece si sono trasformati in fantastiche marionette, diciamo. Diciamo che non è che possiamo identificare l'amicizia, l'amore dal punto di vista britannico-italiano, è una cosa molto soggettiva. Parliamo tanto di noi italiani che siamo legati alla famiglia, che abbiamo sentimenti, amore, passione per il cibo, e poi quanti italiani ci sono che non hanno assolutamente il senso di famiglia, che non sono delle persone molto buone e giuste. Quindi diciamo che non penso che ci siano una differenza sociale con quella che può distinguere, insomma, un britannico da un europeo, da un italiano, da uno spagnolo, ma è veramente una cosa soggettiva. In linea generale li definirei un po' più superficiali e sicuramente falsi. Ma ripeto, è sempre una cosa soggettiva. Queste, diciamo, erano tutte le domande di questo Ask Ilaria. Spero come sempre di non aver dimenticato nessuno. Se ci sono altri dubbi, domande, curiosità e volete intervenire sull'argomento, un commento qui sotto che mi fa sempre tanto piacere. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!